voi anche per lei in qualche modo. Scelte perfette perché le avrebbe fatte anche lei, perché sapeva quelli, per cui sono venute da sole. I giocatori, i calciatori hanno fatto, l'hanno interpretata bene, non lasciandosi intimorire da quello che era successo precedentemente, da tutte le cose che gli sono state un po' dette in questi due giorni. C'è da comportarsi da professionisti veri, andando a fare delle analisi corrette in base a quello che è successo. Come si diceva, ci sa poco tempo, ci si prende tutto il tempo per analizzare, per andare a vedere quello che ho fatto bene, quello che ho fatto male, quello che dovevo fare, quello che dovrò fare. Dice, fino a dove arriva questo tempo? Arriva fino a mezzanotte. Dopo mezzanotte quello che ho preso, ho preso, quello che ho imparato, quello che sono riuscito a capire, lo porto nella partita successiva e da questo momento qui lascio tutto, dimentico e comincio a comportarmi per la partita successiva. L'insegnamento lo porto dentro la partita successiva, ma non mi porto tutto quello che è venuto fuori, perché sennò è troppa roba, poi la testa non ce la fa a mantenere lucidità. Quello che ce la fa da solo e gli viene automatico diventa un po' più facile, quello che non ce la fa da solo ha bisogno di andarsi proprio dentro la testa da solo a acchiappare e a rimbalzarci quelle cose che sono fondamentali per avere un rimbalzo da quello che è successo. E stasera l'hanno fatto in maniera perfetta, loro si sono comportati da calciatori che hanno quella qualità lì. Per cui ora me lo aspetto sempre, perché questa è veramente la prova che ti fa vedere, ti evidenzia che ce l'hai. Poi se non sei bravo a riprenderla tutte le volte, se, è perché ti manca quella disponibilità a lavorarci, perché è un lavoro anche quello lì, è un lavoro mentale, ma è un lavoro anche quello lì. Per cui gli si fanno i complimenti, gli si dice bravi, hanno vinto una grande partita contro un grande avversario, è stato un bellissimo derby, bellissimo vedere tanta gente di tutte e due le tifoserie allo stadio che si passano da vicini e che vogliono divertirsi. Poi è chiaro, c'è uno che vince, uno che perde, però questo è lo spirito e la città di Milano deve essere orgogliosa di un derby così bello. Prego, qui a destra. Mister, ecco, questa sera si sono visti 11 e più quelli che sono entrati, tutti molto attaccati alla maglia che indossavano. Lei ci tiene sempre a dire questa cosa prima delle partite. L'Inter è una maglia importante e se tutti danno tutto, poi alla fine i risultati arrivano. Stati arrivano, a volte ci sono delle cose che si mettono di traverso e non vanno per il verso che vorresti neanche a pagarle, però poi l'atteggiamento deve essere quello corretto, la ricerca, come si diceva prima, i ruoli sono fondamentali, ognuno deve fare bene il suo ruolo. Nell'ultima partita contro l'Eintracht c'era gente che voleva fare tre ruoli e che poi non ha fatto bene neanche il suo, tutto questo portare palla, tutto questo. Siamo 11 calciatori forti che hanno delle qualità, per cui tu ci metti quello che è il tuo nel tuo ruolo, poi accanto ce n'hai un altro che deve far bene, sennò poi si va a fare confusione. Le distanze della squadra sono rimaste sempre corrette stasera, perché abbiamo scelto bene i momenti di quando andare a prenderla, creare una pressione, quando staccare. Ora hanno annullato la nostra pressione, perché loro, soprattutto sulla tre quarti, sono una squadra fortissima, hanno veramente qualità sulla tre quarti. Quando cominciano a far girare palla, se non porti blocco squadra sulla tua mediana, loro il libero lo trovano, perché lì sono veramente forti in questi passaggi sulla tre quarti, con questi ingressi di Çalhanoğlu e di Suso dentro la tre quarti. Lì secondo me è pensata molto bene da un
punto di vista tattico da parte di Gattuso, per cui c'è bisogno di densità, perché puoi fare le cose fatte bene, ma bisogna che tu gli crei gli spazi stretti, se no loro trovano la soluzione. E questo fatto dell'alternare, andiamo ad aggredire, lasciamoci portare in attesa lì davanti l'area di rigore ora e non si muove nessuno, l'hanno fatto benissimo. Poi nonostante questo è stata una partita difficile lo stesso, perché loro di soluzioni ce n'hanno più di una, c'hanno piedi più che altro, hanno qualità insomma nel far circolare palla. Prego. Buonasera mister, Massimo Canta, Carta Canta Web. Sicuramente la partita si è messa nel modo migliore per l'Inter all'inizio, però lei meno di 72 ore fa lamentava questo atteggiamento sbagliato della sua squadra contro l'Eintracht. Questa sera invece la squadra aveva motivazione, una forte motivazione in tutti, l'abbiamo visto anche nelle esultanze. Che cosa è riuscito a dire in tre giorni a questa squadra per cambiare così tanto? Poteva andare anche meglio all'inizio, perché se Vesino quella palla da 3 metri invece di tirarla alta, la seconda palla che si è avuto per far gol, faceva gol, andava meglio all'inizio, perché era sempre inizio. Però è vero che la partita è stata cominciata con personalità nel tentativo di andare a prendere la metà campo, poi alcune volte ci siamo riusciti, alcune volte no. Io dico 2 o 3 cose come direbbero altri allenatori al mio posto. Quello che fa la differenza è la qualità dei calciatori. Noi in questi 3 giorni c'era da usare una battuta sull'analisi a quello che è stato e da metterla subito da parte, perché poi non c'è il tempo, cercare di trovare delle cose che poi li potessero far ricredere su quelle che sono le sue vere capacità.